Oggi la famiglia va in crisi, uno dei motivi, abbiamo detto, è l'aspetto economico, ma quali sono gli altri motivi, le altre cause che minano l'unione familiare? Beh, da un punto di vista, diciamo, personale, ci sono tanti fattori. Sentiamo molto spesso casi di violenza non soltanto sulle donne ma anche sui bambini, e sono casi abbastanza gravi che vanno appunto affrontati con molta cautela e con professionalità. Oggi si parla della famiglia che è nel pallone, perché? Effettivamente sì, ci sono notevoli problemi, soprattutto determinati da il sovraindebitamento che purtroppo, diciamo, che riguarda tutte le famiglie, tutti i nuclei familiari, perché effettivamente quando non c'è serenità dal punto di vista economico, e la crisi ha toccato un po' tutti, entra in crisi anche il rapporto familiare, per cui a partire dai coniugi e soprattutto dai figli, che sono quelli che poi ne pagano le conseguenze in materia, diciamo, in maniera molto più evidente. Quindi da questo punto di vista anche noi giovani avvocati dobbiamo confrontarci proprio con questo tipo di problematica con i nostri clienti, e affrontarlo anche da un punto di vista come da psicologi, quindi accogliere il cliente in questi termini. E l'evento di oggi è abbastanza importante perché rispecchia, insomma, questa necessità da parte delle famiglie di trovare appunto un supporto, dei professionisti validi che possano appunto aiutare la famiglia a superare questa crisi.